Nel mese di aprile del 2020 è stata firmata tra ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia e il Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale una convenzione per mettere a sistema il monitoraggio delle acque sotterranee cittadine. Roma ha infatti la peculiarità di possedere una propria rete di monitoraggio istituita nel 2015 in occasione della realizzazione della Carta Idrogeologica di Roma. La rete di monitoraggio comprende pozzi e piezometri sia di proprietà dell'amministrazione comunale, realizzati nel corso del tempo, sia di organizzazioni private che hanno aderito al progetto. Un set di stazioni di misura dinamiche, in continua evoluzione, che consentono di accedere alla falda acquifera in più punti del sottosuolo della capitale. Questa collaborazione va a integrarsi con le attività di monitoraggio del sottosuolo svolte da altre autorità competenti, come ad esempio Regione e ARPA, sull'intero territorio del Lazio. Da una collaborazione nata tra Roma Capitale, ISPRA e una serie di altre istituzioni universitarie di ricerca è stata realizzata questa cartografia, che è la Carta Idrogeologica di Roma. Questa carta non è altro che una visualizzazione delle acque sotterranee che sono al di sotto di Roma, una rappresentazione di qualcosa che noi non possiamo normalmente vedere perché ci è celata dalla superficie, e invece nella carta è rappresentata con dei colori che riportano i diversi livelli dell'acqua sotterranea, delle frecce che indicano le direzioni principali di scorrimento di queste acque, anche se non è del tutto vero che noi non vediamo l'acqua sotterranea in città, perché esistono delle manifestazioni come alcune sorgenti note e presenti in città, ma anche gli stessi corsi d'acqua. I principali sono il Tevere e l'Aniene in città a Roma, ma esistono anche una serie di altri corsi d'acqua minori. Sono essi stessi delle rappresentazioni dell'acqua sotterranea. Perché? Perché il fiume non porta solo l'acqua che riceve dalla sorgente o dal ruscellamento delle piogge. In realtà quasi sempre ha anche una forte relazione con l'acqua sotterranea che lo alimenta e fa sì che, salvo in situazioni di estrema siccità oppure di piena eccezionale, abbia un livello pressoché costante durante l'anno. Come si può vedere in una sezione, che non è altro che una fetta, diciamo, di territorio della città che viene rappresentato sempre in carta, noi possiamo vedere il livello dell'acqua sotterranea, che è questa linea più scura, che di fatto in corrispondenza dei fiumi Aniene e Tevere, come in questa sezione, va esattamente a toccare l'alveo, cioè l'incisione del fiume. In questo modo si può effettivamente vedere che esiste questa relazione tra acqua sotterranea e corso d'acqua superficiale. Ma cosa sono esattamente le acque sotterranee? Sebbene nell'immaginario collettivo le acque sotterranee siano presenti in grotte, in caverne, in realtà la maggior parte delle acque sotterranee sotto di noi sono all'interno degli spazi vuoti che ci sono nel terreno e nelle rocce. Quindi il terreno e la roccia è formata da granuli nei cui interstizi, quindi in questo spazio centimetrico, millimetrico che c'è tra un granello e l'altro, vi è solitamente presenza di acqua sotterranea. Quest'acqua sotterranea si infiltra dal terreno in base alle precipitazioni, alle piogge, e raggiunge lo strato cosiddetto saturo, ovvero quella parte di terreno saturata in cui questi vuoti sono pieni d'acqua. L'acqua, quando i granuli sono interconnessi, è in grado di spostarsi da una zona all'altra, e questa è l'oggetto delle nostre misure. Come viene raggiunta l'acqua all'interno di questi serbatoi sotterranei che sono definiti acquiferi? Viene raggiunta attraverso i pozzi, che sono delle perforazioni verticali, spesso attrezzate con una pompa per estrarre l'acqua, o in altri casi con dei piezometri, che sono sempre delle perforazioni ma con un diametro leggermente minore, che servono per monitorare, estrarre campioni e appunto misurare le qualità e le condizioni dell'acqua. Il Comune di Roma Capitale ha ritenuto necessario rinnovare la collaborazione con ISPRA per un supporto tecnico, scientifico e logistico, data l'elevata numerosità dei punti di monitoraggio. Perché è così importante monitorare le acque sotterranee? E quali problematiche si riscontrano? Monitorare le acque sotterranee di Roma è importante per vari motivi. Prima di tutto, la città è sede di numerose infrastrutture che interessano il sottosuolo. Secondariamente esistono numerose cantierizzazioni
che riguardano il sottosuolo, quindi oltre a conoscere i livelli di falda è anche utile capire le escursioni per le interazioni con le strutture e anche addirittura per nella fase progettuale. In ultimo, anche se in città le risorse idropotabili giungono tramite acquedotto, c'è notevole interesse per la risorsa sotterranea perché occorre conoscere come l'utilizzo possa essere correttamente misurato rispetto alla ricarica naturale, fondamentale in un periodo come quello attuale di cambiamenti climatici, dove le precipitazioni o sono minori o sono mal distribuite durante l'anno in relazione alla ricarica degli acquiferi. In alcuni casi, purtroppo, i manufatti sono stati riscontrati in condizioni di degrado o di fatiscenza, sono state prontamente segnalate alle strutture di Roma Capitale preposte alla manutenzione. Ecco, in questo senso la rete di monitoraggio ha rappresentato un presidio anche di sicurezza per queste strutture in ambito cittadino. Il monitoraggio viene effettuato da un gruppo di ricercatori e tecnologi ISPRA e geologi del Comune di Roma in due periodi dell'anno. I pozzi sono un gran numero, più di 200, quindi insieme a Roma Capitale abbiamo organizzato tre squadre che devono assicurare la misura entro un mese specifico dell'anno. Nel periodo autunnale, quando sono in fase di magra, cioè quando il livello piezometrico dovrebbe essere più basso dopo il periodo secco estivo, e in fase di morbida, quando il livello piezometrico dovrebbe essere al massimo del livello dopo il periodo umido invernale e in parte primaverile. Per quanto riguarda le professionalità impegnate in questa campagna, sono i geologi o le geologhe specializzate nello studio delle acque sotterranee e quindi l'idrogeologo. La disponibilità di strumentazione innovativa consente il rilevamento dei parametri con la miglior precisione e in tempi rapidi. Il dato del livello di falda rilevato nei pozzi e nei piezometri deve essere rielaborato per portarlo alla quota assoluta sul livello del mare. Lo strumento utilizzato è un GPS ad alta precisione. Per misurare la quota e la posizione di un pozzo utilizziamo questo strumento che è un GPS. È analogo al GPS che abbiamo nel nostro smartphone, con l'unica differenza che ha una precisione notevolmente maggiore. Con uno smartphone si commette in media un errore di 20-30 metri nel posizionamento e nella quota, in questo caso raggiungiamo precisioni centimetriche. Ma perché è importante quotare i punti di misura? È importante misurare la quota precisa del livello di falda per una serie di motivi. Innanzitutto perché a Roma, essendo un ambiente urbano, è possibile che le quote sul piano campagna varino. È anche fondamentale per prendere effettivamente la quota del livello piezometrico, del livello statico dove si trova la falda. Questo perché? Perché innanzitutto sotto Roma ci sono diversi livelli acquiferi, si può in questo modo discriminarli. E inoltre è fondamentale prendere al centimetro la misura, perché essendo spesso i pozzi non lontani l'uno dall'altro, è fondamentale per valutare la direzione del flusso della falda, per valutare gli spostamenti di eventuali inquinanti e quindi in certi casi intervenire per arginare un eventuale inquinamento. Tutti i parametri rilevati vengono raccolti in una banca dati ISPRA, creata appositamente per monitorarne l'andamento e valutare eventuali scostamenti. A livello operativo, come avviene la registrazione del dato? In campagna, da quest'anno, abbiamo a disposizione una web app
disponibile su supporto mobile, che permette di fatto la registrazione di quello che stiamo misurando e registrando sul terreno. I dati, una volta inseriti all'interno dell'app, sono immediatamente registrati sul database online di ISPRA e quindi visualizzabili sul nostro sistema WebGIS. L'interfaccia WebGIS che stiamo realizzando consente di conoscere sia le informazioni generali sia i dati idrogeologici delle oltre 200 stazioni di misura. Con pochi passaggi è possibile ottenere l'andamento dei parametri principali idrogeologici: la profondità della falda, la temperatura, il pH e la conducibilità elettrica. Successivamente a questa fase sperimentale contiamo di condividere al cittadino l'intera piattaforma dei dati. L'attività di monitoraggio condotta da ISPRA e Roma Capitale consente di portare in superficie la conoscenza delle acque sotterranee, rendendo visibile l'invisibile. Grazie a questo importante lavoro, la conoscenza delle acque sotterranee di Roma sarà diffusa e fruibile a tutti.